Paolo Griffa, Caffè Nazionale a Aosta, quindi Paolo Griffa al Caffè Nazionale. Ti ritroviamo qui dopo l'avventura di Courmayeur, che comunque non è ancora terminata per certi versi, unita da un aspetto comune che è Gico poi di fatto, no? Però partirei un passo indietro. Cos'è cambiato da qui a lì per quanto riguarda la tua filosofia di cucina e il tuo approccio? Beh, allora ci sono stati tanti cambi. Prima di tutto ovviamente è stata proprio la città, perché Courmayeur è una destinazione turistica molto stagionale che vive in un inverno e in un'estate, mentre le mezze stagioni purtroppo erano di chiusura, mentre Aosta è più una città, quindi un po' più continuativa. Qua facciamo parte dei locali storici italiani, perché il Caffè Nazionale nasce come bar storico nel 1886, quindi tanto tempo fa, e nasce all'interno di una struttura molto particolare, perché qua per esempio ci troviamo all'interno della Cappella di San Francesco, che è del 1300, quindi le mura sono molto molto spesse e gli spazi, come sappiamo, nei luoghi storici non sono mai congeniali alle tecnologie che abbiamo oggi. Però è proprio questa anche la sfida, un po' adattarsi e avere una location che è proprio molto molto forte, con una personalità molto marcata, farla vivere con una nuova funzione, con una nuova fruizione. In questo caso, oltre alla parte bar che abbiamo sempre conservato, abbiamo aggiunto, visto che gli spazi ce lo permettevano, anche tutta la parte ristorativa. Gli spazi, come diciamo, non sono proprio così comodi e facili, anche perché una volta i muri erano molto spessi, non erano propriamente dritti. Per sostenere il peso di questa struttura, i passaggi erano molto stretti e molto profondi in pietra, quindi lo studio proprio anche della disposizione dei flussi di lavoro è stata impegnativa. Entrando sul tema della cucina, anche in questo caso per realizzarla è una cucina tailor made nel vero senso della parola, perché poi avete anche utilizzato degli accorgimenti abbastanza particolari per arrivare a concepirla così come è stata realizzata. Esatto, al Petit Royal avevamo fatto il primo approccio con una monoblocco fatta da Gico, dove abbiamo scelto come impostare il nostro metodo di lavoro e quindi già questa disposizione dove tutti quanti collaborano per costruire un piatto. In questo caso abbiamo molto più spazio per andarlo a sviluppare, quindi abbiamo ricostruito sempre una monoblocco, sempre con delle caratteristiche e degli accorgimenti che avevamo imparato ovviamente con la monoblocco che avevamo costruito su, e ci sono una parte di componentistica che è rimasta invariata perché abbiamo trovato che era veramente perfetta, quali la piastra inghisa per esempio. Ma Paolo, parliamo anche di realizzare una cucina in spazi che hanno dei vincoli, come in questo caso. Com'è andata l'installazione? Allora, è stato molto divertente perché, come dicevamo, ci sono dei passaggi molto stretti e quindi per far costruire una cucina servono anche dei passaggi che noi non avevamo. Quindi abbiamo dovuto sorvolare questo aspetto e trovare delle soluzioni. La cucina è proprio qua sotto e per farla scendere giù al piano sottoterra abbiamo dovuto tagliare una parte di asfalto, fare un bel foro di 2,5 metri per 1,5 metri e calare la cucina al piano di sotto, pezzo dopo pezzo, quindi è stata tutta quanta smontata. Però come dicevamo è una monoblocco, quindi in un blocco solo d'acciaio. E cosa hanno dovuto farla? Affiancarla e saldarla direttamente sul posto. E l'abbiamo proprio costruita qua, come la volevamo. Ovviamente lo studio è stato molto lungo, abbiamo fatto tutta una scansione 3D per capirne bene la dimensione, per vedere le criticità, decidere come sono i passaggi e tutto. Con Gico abbiamo fatto questo lavoro veramente sartoriale con i loro tecnici che sono venuti direttamente qua sul luogo e l'hanno proprio rifinita qua, come la volevamo noi. Cos'è che non può mancare a una cucina di Paolo Griffa? Beh, la cucina che abbiamo costruito anche questa volta è più alta della norma, perché io sono molto alto e quindi mi sono fatta una cucina proprio su misura anche in termini di altezza, e questo ci ha permesso di poter sfruttare meglio proprio anche gli spazi. Abbiamo aggiunto per esempio un cassetto su tutta quanta la cucina. Avendo il cassetto proprio a portata di mano abbiamo tutta la minuteria che serve per quella zona. Sotto di solito ci sono il frigo, il freezer o uno spazio neutro, tutto quanto alternato, così in tutte le zone hai una, tra virgolette, una cucina completa con tutto il necessario per quella partita. Paolo Griffa, è sempre un grande piacere parlare con te, ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Grazie per la chiacchierata. A presto. Dai. Grazie.